Questa razza ha un qualcosa per cui quando la si conosce si impara a capirla, affascina e attanaglia. E questo perché è diversa da qualsiasi altra razza canina. C'è una certa parte strana in questo cane che è quasi insondabile, che si intuisce al primo impatto, che si scopre poi giorno dopo giorno e che ci lascia infine stupiti ed ammirati. Questo qualcosa definisce la parte più profonda, più autentica della sua tipicità. Ciò che fa del Maremmano abruzzese un mondo a parte tra le razze canine. Certo che parlare di una razza che ha più di 2000 anni di storia non è facile, anzi quasi intimorisce. I pareri sull'origine della razza, o meglio delle razze da pastore bianche, sono tanti e diversi. C'è chi sostiene che siano giunti in Europa a seguito dei Tartari, chi dei Fenici, chi dei colonizzatori greci del Mediterraneo, chi dei Romani di ritorno da spedizioni in Asia. Certo è che tante razze da pastore, il nostro Maremmano abruzzese, il Kuvaz ungherese, il montagna dei Pirenei, il pastore di Tatra, il ciuvac cecoslovacco, hanno origini e caratteristiche comuni. Sono tutti bianchi, simili nella taglia con carattere rustico, schivo, semidomestico, e questo perché tutti impiegati nella guardia e nella difesa del gregge fin dai tempi più remoti. La cosa più certa è che siano provenienti dall'Asia e arrivati a seguito dei pastori nomadi che si stabilivano poi nelle regioni che offrivano pascoli più ricchi. Le diverse situazioni climatiche ed ambientali di queste zone influirono in modo particolare in ciascuno di questi gruppi di cani, determinando le caratteristiche che differenziano oggi le varie razze. Ma perché Maremmano abruzzese? La risposta è che la storia di questa razza è legata a quella delle greggi. Le pecore infatti venivano condotte dalle maremme toscane e laziale, dove trovavano pascolo in autunno e in inverno, agli alti pascoli dell'Abruzzo durante la primavera e l'estate, e quindi questo cane da pastore era per metà anno maremmano e per l'altra metà abruzzese. È vero che alcuni cani venivano lasciati tutto l'anno in Abruzzo, a guardia degli stazzi. In loro si rafforzarono quindi quelle particolari caratteristiche di pelo e di rusticità più idonee alla vita nell'ambiente montano. E d'altra parte, è vero anche che alcuni cani venivano lasciati nella Maremma a guardia dei poderi e delle ville. Erano cani spesso imponenti dal mantello meno abbondante e dal carattere più mite. Ciò nonostante, i cani di montagna e i cani di pianura erano sempre collegati tra loro dalla continua migrazione delle greggi che si ripeteva ogni anno. Con la riforma agraria degli anni 50 e quindi con il declino della pastorizia, anche il nostro cane cambiò abitudini di vita. Fu proprio in questi anni che la famiglia dei principi Corsini rastellò praticamente tutti i cani rimasti in Maremma, continuando così la tradizione dell'allevamento che li voleva guardiani delle greggi nelle loro tenute. I soggetti da loro raccolti, e spesso accoppiati con soggetti provenienti dall'Abruzzo, sono senza ombra di dubbio i progenitori di almeno il 90% dei maremmano abruzzesi diffusisi in Italia e nel resto del mondo. Il pastore maremmano abruzzese è quindi un'antichissima razza italiana. È un cane di grande mole, fortemente costruito, di aspetto rustico, ma nel tempo stesso maestoso e distinto.